iniziamo e lo facciamo con un premio speciale, un premio speciale per il miglior pezzo artistico. No, scusate, giusto una precisazione. Noi eravamo 8 giudici, 2 in cucina, 6 al tavolo, abbiamo votato, è uscita la graduatoria, primo, secondo e terzo. Quindi a discussione di questi qua abbiamo saputo che c'era un altro premio e quindi di conseguenza è andato poi al pezzo artistico migliore. Grazie per la precisazione al nostro presidente di giuria. E dunque, c'è il professor Maurizio Santilli che consegnerà questo premio. Va bene? Perfetto. E beh, ci vuole la busta per sapere chi è che l'ha vinto. Allora, scopriamo insieme. I ragazzi prima mi chiedevano: mica sai chi ha vinto? Io non mi hanno detto niente perché lo sanno che sono facilmente corruttibile. Eccoci. Va bene. Allora, il miglior pezzo artistico è stato realizzato dall'Istituto Alberghiero di Busto Arsizio, da Alessia Grandi e Lina Vendini. Complimenti ragazze. Concorrenti c'è anche
in seconda posizione. La seconda posizione sarà premiata dal presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura e dal campione del mondo di pasticceria e presidente di giuria Matteo Cudolo. Con noi naturalmente anche Anita Zigliotto per il premio, una borsa di studio dall'ALMA, Scuola Internazionale di Cucina. Ed il secondo posto in questo primo campionato nazionale di pasticceria a Termoli va all'Istituto Alberghiero di ragazzi! E allora